Perditi tra le dune del deserto. Bevi il tè con il bianco coniglio. Ed esplora una vera nave pirata. Viaggia insieme a noi con il nostro nuovo libro, Il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique. Prenotalo adesso. Dal 10 marzo in libreria. Che fame. Ma che... Perché ci sono degli adesivi? Un adesivo su una mela? Su un piatto? Ma non ha senso! Ma... Anche sullo spazzolino? Perché ci sono degli adesivi sul mio spazzolino? Ma... Non posso crederci. Adesso è davvero troppo! Ma sullo schermo! Magari sulla cover, ma non sullo schermo! Come faccio a usare il telefono così? Calmati, Dominique. Non fa niente. Rilassiamoci. Cosa? Sulla mia faccia! Ora mi sente. Eric! La vuoi smettere di mettere adesivi ovunque? Dominique, dimmi! Hai bisogno di un adesivo? Posso darti il Dottor Timothy. O preferisci il Dottor Genio? Ancora? Basta! Ce l'ho anche in versione salame. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E che siamo? Lei dillo, che siamo? Insieme! Dillo. Insieme, siete insieme! Ballo come lo vuoi! Popito, vai! Ora balla con noi! Popito, yeah! Un milione di mille cose che ok, basta, 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 basta! Ma è la nuova canzone! E adoro ballarla! È così allegra! Ok, ma basta, basta! Voi avete già sentito la nostra nuova canzone, Pop It! Mette tanto di buon umore! Andate ad ascoltarla, la trovate sul nostro canale YouTube! Ora balla con noi! Sì, basta ballare, basta, basta! Ma lo dice la canzone! Dobbiamo cercare di concentrarci. Lo sai, te lo ricordi che dobbiamo fare una cosa importante, giusto Eric? Sì, lo so, ma non ci riesco. Come sapete, il nostro nuovo libro, Il viaggio nel libro dei libri di Eric e Dominique, è finalmente arrivato ovunque. Adesso lo trovate in tutte le librerie, in tutti i posti che vendono libri, e anche online e su Amazon. Lo avete già preso in tantissimi, grazie ragazzi. E vi sta piacendo tantissimo, vi sta piacendo il libro, vi stanno piacendo le illustrazioni. Non vediamo l'ora che voi lo leggiate tutto e siamo sicuri che vi piacerà tantissimo. E soprattutto continuate a inviarci tutte le vostre foto con il libro. È bellissimo vedervi felici col nostro libro tra le mani. Ieri abbiamo condiviso tantissimi di voi. Taggateci su Instagram di insieme.official. E oltre il libro, che è bellissimo, dentro trovate anche gli adesivi con le nostre firme. A proposito, Eric, adesso, invece di continuare ad attaccare adesivi ovunque, parli con me? Eric, basta! Ma ci sta bene! Prova a concentrarti. Noi qualche giorno fa abbiamo visto per la prima volta la vera faccia del Dottor Genio senza maschera. L'abbiamo vista con i nostri occhi. Ma subito dopo il Dottor Genio, in qualche strano modo, ci ha cancellato la memoria. E per colpa sua non ricordiamo che cosa è successo in quel momento. Quindi non ricordiamo più la sua faccia. Io te l'ho detto, Dominique, non ricordo proprio nulla. Mi ricordo che era una faccia, che aveva due occhi, penso. È un inizio. Io sono sicura che se ci sforziamo un po', se ci concentriamo, riusciamo a ricordare qualcosa. Capita di ricordare le cose dopo un po' di tempo che sono successe. Se ricordiamo almeno i capelli o gli occhi, sarebbe già un indizio. E quindi oggi lavoreremo su questo. Per ricordare meglio, ci serve fare degli identikit. Noi oggi faremo dei disegni. Cercando di ricordare nella nostra mente, disegneremo la faccia del Dottor Genio. E provando e riprovando, sono sicura che ce la faremo. Ci tornerà in mente e disegneremo la faccia perfetta, la vera faccia. E il Dottor Genio non avrà più segreti. Sì, in effetti potrebbe funzionare. Magari disegnando mi verrà in mente qualcosa. Sarei proprio curioso di scoprire di nuovo la sua vera faccia. Voi ragazzi lasciate like qui sotto questo video se volete scoprirle insieme a noi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E allora iniziamo. Ecco, abbiamo tutto l'occorrente. Adesso rilassiamoci. Andiamo a ricordare e a ritrovare la memoria che il Dottor Genio ci ha tolto non so come. Ande. Ok, iniziamo. Io
penso di ricordare quasi sicuramente una faccia che aveva una forma di faccia. Sì, aveva una faccia a uovo o rotonda. Era una faccia. Io adesso che ci penso mi ricordo dei triangoli. Quindi forse aveva una faccia spigolosa. Sì. Spigolosa. Non è che ti ricordi la maschera? Ah, perché? I triangoli che ha sulla maschera! Ah! Non stiamo disegnando la maschera prima! Ma no, Eric, concentrati! Okay. Cerca di ricordare la vera faccia! Sì, 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 era pallido! Davvero? Pallido. Sei sicuro? Era pallido e mi ricordo una specie di tatuaggio. Davvero? Aveva un tatuaggio? Una scritta, una... No, è sempre la maschera. Dominique, mi sento confuso, non era un tatuaggio, era la maschera. Basta parlare, scritta. Basta, fammi basta. Concentrare. Ok. Provo a ricordare. Una faccia ovale. Di sicuro aveva degli occhi. Ne sono quasi sicura. Aveva degli occhi così. Una corporatura sulla media. Disegniamo il collo, le braccia. Eric, devi disegnare la faccia! Sì, però disegnare il corpo mi aiuta. Va bene, se può aiutarti. Com'erano i suoi lineamenti? Forse provo a disegnare quello che mi viene in mente e poi riguardandolo ricorderò se è il dottor Gini oppure no. Questo è quello che mi ricordo io. Ma non c'è niente in faccia. E infatti è quello che mi ricordo. Prova a disegnare. I capelli. Che capelli aveva? Aveva i capelli. Di sicuro aveva gli occhi. Secondo me era una faccia cattiva. Solo uno cattivo può cancellarci la memoria. Potrebbe essere lui, il dottor Gini. Vediamo. Una fronte così. Certo che quello che ti ricordi tu è molto diverso da quello che mi ricordo io. Ma è un bambino! Potrebbe essere. Ok, può essere, può essere. Provo a colorarlo. Sì, era così. Stai ricordando, Eric? Sì. Ok, possiamo farcela. Gli occhi forse erano neri. Potrebbe essere. Sì, sì, erano neri, me li ricordo. Davvero? Con delle sfumature gialle. Sei sicuro? Sì. Dai, Eric, non metterci tutto il giorno. È rilassante. Sono quasi sicuro che fosse così. Ho finito! Anch'io. Identikit completato. Sicuro. Guardate ragazzi, questo è il dottor Ginio che ricordo. E questo è il mio dottor Ginio. Quindi Dominique, sei sicura che il dottor Ginio non abbia i capelli, i baffi, la barba, nulla? Neanche tatuaggi o orecchini? Beh Eric, io ho provato a ricordare e ho disegnato tutto quello che mi ricordo. Sono sicura che abbia degli occhi, un naso e una bocca. Il fatto è che quello che mi ricordo io è un po' diverso. Io mi ricordo che ha dei capelli, più o meno così, dei capelli lunghi e folti, un davvero? Po' ricci. Sì, 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 e sembravano anche un po' sporchi, non si faceva lo shampoo da qualche giorno. Ma davvero? Penso di sì, penso di ricordare bene. Ma ricordo anche delle sopracciglia, molto folte, più folte delle mie. E poi ricordo anche della peluria qui, in fronte, dei peli in fronte e dei peli anche qui, sul mento, una specie di pizzetto. Quindi il dottor Gini è molto peloso, dici? Sì, ed erano peli molto neri, come il suo vestito, penso. E un naso molto pronunciato, un po' strano, con la narice più grande dell'altra, così. Tu sei sicuro, Eric? No, in effetti no. Però potrebbe essere così, ma fammi riprovare. Magari mi viene in mente qualcos'altro. In effetti questo Identikit mi aiuta molto, molto. Non sono sicuro sulle gambe così piccole. Ok ragazzi, voi guardate bene questi, teneteli a mente. E scriveteci nei commenti. Secondo voi il dottor Ginio è più simile a lui o più simile a lui? Adesso cambiamo pagina e continuiamo a disegnare. Proviamo a ricordare. Ma come faccio a ricordare io che non mi ricordo nemmeno dove ho messo la mano? Eccolo. Ora che ci penso bene, secondo me aveva la faccia più rotonda. Più rotonda? Sì. Io adesso che ci penso bene, aveva la faccia più squadrata. Partiamo... Perché non siamo mai d'accordo? Aveva la testa più... così? E forse... forse aveva la frangetta! Mi ricordo che aveva qualcosa di scuro qui. Forse era la frangetta. Può essere. Proviamo a ricordare. Della frangetta sulla fronte. Una faccia rotonda. E i capelli forse erano corti. Corti, corti con la frangetta. No, mi sa che ricomincio. Questo qui al massimo sarebbe un dottor Ginio di Minecraft. Ma e non cos'è? Va bene. Sì. Cade! E poi anche gli occhi forse erano grandi. E rotondi.
E un naso, non mi ricordo. A punta, aveva il naso a punta. Io non me lo ricordo. Ma anche la sua maschera è il naso a punta, guarda, fa un po' così. Se non me lo ricordo, secondo me è perché aveva un naso piccolino. A punta. Secondo te nella foto sorrideva? No. Era serio? Sì. Arrabbiato? Forse arrabbiato. Era cattivo. Può essere che avesse una collana? Io mi ricordo una cicatrice a forma di saetta. Davvero, davvero? Sì. Dove? Qui, in fronte, una cicatrice. Ma quella è Harry Potter! Cosa? Harry Potter potrebbe essere il Dottor Genio? Ma no, che non può essere! Quello è un film! Oh, oh. Mi ricordo qualcosa però, mi ricordo qualcosa sulla sua faccia. Forse erano delle lentiggini. Può essere? Può essere. Una cosa è sicura, aveva una felpa. Sì. Quello sì, quello me lo ricordo. Sì, secondo me era così. Me lo immaginavo diverso il dottor Genio. Così sembra quasi simpatico. Proviamo a colorarlo. Scusa Eric, mi serve il colore. Mi ricordo qualcosa di molto colorato. No, non era il dottor Genio allora. Eppure sì, forse i suoi capelli erano colorati. Di un colore acceso. I suoi capelli erano bicolori. Può essere. Forse erano rossi. Salute. Mi ricordo dei baffetti così. Ho finito, ragazzi. Eccolo qua, il mio dottor Genio. E questo è il mio dottor Genio. È così simpatico. È il mio un po' meno, però è il dottor Genio. Sembra cattivo il tuo. Il dottor Genio è cattivo. Tu l'hai fatto simpatico. Hai ragione. A me sembra di ricordare qualcosa di rosso, quindi forse hai i capelli rossi. Ma sei sicura? Non è che ti confondi con la scritta? Quella che ha sulla maschera, quella è rossa. Non saprei. Quindi, secondo te, il dottor Genio è un ragazzo con la faccia rotonda e gli occhi grandi. Sarebbe simpatico. No, secondo me invece è così. Così. Sì, testa squadrata, come la sua maschera. Capelli squadrati verso sinistra. Perché proprio verso sinistra? Beh, potrebbe anche essere verso destra. Non mi ricordo bene. Però mi ricordo anch'io qualcosa di colorato, forse un ciuffo. Quindi ho messo un po' di giallo qui. Poi aveva gli occhiali, se non ricordo male. Solo che non so come farebbe con gli occhiali sotto quella maschera. Forse mette le lenti a contatto. Come me. E poi mi ricordo anche dei baffi, quasi sicuramente. Gli danno quell'aria un po' più da dottor Genio. E la saetta, io mi ricordo quella saetta. Ti ricordi male, Eric, secondo me ti ricordi male. Tra questi due ragazzi, secondo voi, quale somiglia di più al dottor Genio? Chi ha disegnato il dottor Genio migliore? Io o Eric? Scrivetelo nei commenti. Ok, siamo sulla strada giusta. Riproviamoci ancora. Sì, nuova combinazione. Sì. Mi ricordo una faccia così. Mi ricordo dei capelli con un ciuffo, sì. Un ciuffo, tipo il tuo. Tipo il mio. Sì, un po' spettinato però, un po' spettinato, sì. Perché ho disegnato un occhio più piccolo e l'altro più grande? Oh, io lo faccio sempre. Secondo me aveva delle sopracciglia incattivite. Così. Quindi sì, le disegno così. Un po' a triangolo. A triangolo? Sì, quando sei arrabbiato. Io mi ricordo denti, tanti denti. Quindi forse sorrideva. O magari era arrabbiato, tipo così. Poi mi ricordo forse dei baffi. E forse aveva anche la barba. Può essere. No, ora che ci penso non aveva la barba. Però aveva i capelli lunghi. Capelli lunghi con treccine. Davvero Eric, non capisco perché quello che ricordiamo è sempre così diverso. È difficile, chissà cosa ci ha fatto. Continuo a cercare di ricordare. Secondo me è così. Così? Sì. Ma... Dominico, mi somiglia un po'. Ah, è vero! Ti somiglia un po'. Eric, non è che ci nascondi qualcosa? No, Dominico, io ho perso la memoria insieme a te. E io non so chi è il dottor Genio e non penso che mi somigli. Sarebbe simpatico. Non è che è un tuo parente? Un mio parente? Non lo so. Proviamo a colorare. Forse mi sembra di ricordare che avesse i capelli chiari. Forse biondi. Mica scuri come i tuoi. Sì, forse sì. Aveva un ciuffo biondo. Gli mancava un dente. Sei sicuro? No. Ma visto che fa tantissime cose pericolose, potrebbe essere. In effetti sì. Ha perso un dente. È schizzato via, fuori. In una delle sue tante avventure malvagie. Dominique, ma sei sicura che avesse i capelli color banana? Non proprio color banana. È che ho trovato solo questo come giallo. Ok. E poi aveva gli occhi marroni, ne sono quasi sicura. Prestami il marrone. Grazie.
Finito! Ecco qui il dottor Genio. Secondo me questo è il migliore di tutti. Ed ecco ancora il mio dottor Genio. E questo è quello più attendibile. Secondo me quello è il peggiore di tutti. No, io penso che sia proprio lui il dottor Genio. Mi ricordo 6 trecce. 6 trecce? Sì, è un dente mancante. Sì, secondo me sono arrivata alla visione più simile del dottor Genio. Secondo me gli somiglia tanto, guarda che faccia furba. Ha la faccia un po' allungata, così ci entra bene nella maschera. I capelli corti e sicuramente ha un'espressione così, con un ghigno. Strano, perché io me lo ricordo diverso. Secondo me sotto quel cappuccio ci sono tanti capelli uniti da delle treccine. Così li tiene ben fermi sotto il cappuccio. E i capelli sono neri. Ed è per questo che non li abbiamo mai visti, perché anche se si dovessero intravedere, si confondono dentro quel cappuccio nero. Invece se fossero biondi così come dici tu, li avremmo intravisti da qualche parte. Ne avrebbe perso qualcuno e noi l'avremmo trovato. Mica il dottor Genio quando viene dentro casa di nascosto poi passa l'aspirapolvere. Mi sembra una buona osservazione. Non ho mai trovato capelli biondi quando passo l'aspirapolvere. Diteci voi cosa ne pensate. Tra questi due, quale somiglia di più al dottor Genio? Il mio o quello di Eric? Questi sono tutti i dottor Genio che abbiamo disegnato. Tutti i dottor Genio possibili. Il problema è che sono tutti molto diversi tra di loro. Diversissimi. Chissà se tra uno di questi c'è davvero la faccia che abbiamo visto e che adesso non ricordiamo più. Secondo voi, tra tutti quanti, chi è il dottor Genio? Comunque sia, lo scopriremo. Questo mistero non rimarrà un mistero per sempre. D'insieme, d'insieme, d'insieme.